Nella serata a Castello Litte di Gambolò gli esperti dell'EPAS hanno trovato qualcosa di strano. È presto per dire se ci siano davvero presenze paranormali nella struttura, di certo i membri del gruppo vogliono riascoltare attentamente una registrazione effettuata nei locali della Pinacoteca. Si sentirebbe una voce simile a quella di un bambino rispondere ad alcune sollecitazioni, mentre tutto il castello era deserto. Davanti alle nostre telecamere poi si è riscontrata un'anomalia termica attorno a un vecchio termosifone nella zona che ospitava le scuole elementari. Ma vicino al calorifero, casomai, non dovrebbe esserci una temperatura più calda? No, ma non a questo. Il problema è che da 9 gradi mi ha misurato 4. In questa esperienza gambolese i membri dell'EPAS hanno ricevuto la visita dell'attore comico Stefano Chiodaroli, nominato seduto stante investigatore speciale. Sono anche convinto che questa operazione di andare a curiosare vadano fatte in qualche modo in punta di piedi, perché se esistono altri mondi in qualche modo non si manifestano, mi viene da dire, non andiamo a rompergli le balle noi, per cui andiamo a curiosare un po', andiamo a trovare i segni di, non è che andiamo a tirare, non è che andiamo a evocarli in qualche modo. Le indagini dell'EPAS sono partite dopo alcune segnalazioni giunte da internet in merito a quella che le persone del posto conoscono come la leggenda del castello di Gambolò. Quattro ragazzi che sono saliti all'interno della Torre Litta, quindi derivante proprio il nome dalla famiglia che l'ha costruita, salendo hanno avvertito una figura probabilmente toccare la spalla a uno di loro. Pensando che fosse soggezione, hanno continuato a salire finché dopo 3-4 scalini non hanno visto una figura opaca scendere la scalinata. Presi chiaramente dallo spavento sono corsi fuori e correndo fuori hanno sentito delle forti urla all'interno della torre. Il materiale prodotto durante i monitoraggi è ancora da analizzare. Presto verranno rese note alcune novità riguardanti le tante indagini che gli esperti dell'EPAS hanno realizzato ultimamente in provincia di Pavia. Per il 20 aprile è previsto un evento speciale a Semiana, località che potrebbe diventare la sede operativa dell'associazione.